Secondo il RVM, Claudio, no, secondo il RVM, dai, sto punto. Era un giovane vivace, battagliera assai loquace. Arrivai senza annunciarlo, nello scioccarlo non farlo. Io cantavo un po' di cielo. Io vestivo con un velo. Se ti ho fatto un po' l'occhio morto. La colpa è di da porto. Io ti dissi un di Sanremo, solo amici resteremo. Io per farlo spiritoso ti risposi, io ti sposo. Stavo sempre accanto a te. E la tournée, se oggi son mezzo morto. Sì. La colpa è di da porto. Dammi la nonna, no, dovido, dudu, da. Nemmeno un amico, da-ra-ra-ra. Fidarsi si può. Con la regia di Giovannini e Garinè. Addio bella vita, addio sogni miei. Mi piaci solamente perché canti nel quartetto. Ma se insisti, cara mia, qui finisci in un duetto. Dopo questa trasmissione non farai più lo spaccone. Questa volta, se non mi sbaglio, la colpa è del ventaglio. La colpa è del ventaglio. Sì, proprio del ventaglio. Baciami, baciami, baciami. Dietro il ventaglio. Il ventaglio 1960 con l'amore della tua vita, Tata Giacobetti. Ma la cosa che noto sempre quando ti rivedi, quando tu rivedi con lui, tu ti emozioni. L'amore. Sì, l'amore. Un sentimento che arriva e non sai perché, e se ne va e non lo sai. Quando vedo le persone che si separano io sto male, mi spiace. Me lo racconti, Tata? Cioè, lui? Che uomo, come artista lo conoscono sì. Tutti, che uomo era? Ma lui era una persona molto semplice, molto signore, sempre attento socialmente alle persone. Qua pensa che quando lui è venuto a mancare, io ho scoperto che lui aiutava due famiglie e ho continuato a farlo io. Ma lui non mi aveva detto niente. Due famiglie che avevano bisogno. E con te com'era? Come ti ha conquistato? Beh, ma conquistò me, a parte che mi era antipatico all'inizio. Ah, ti era antipatico? Sì, mi fu presentato da Tognazzi, perché io stavo in compagnia con certo, Ugo Tognazzi e Gianello. E andavamo al ristorante e loro erano, i Cetra erano appena entrati dall'Argentina, che avevano cantato per la Evita Perón, e quindi lui si stava raccontando. Ma no? Tu eri libera? Io sì, ero libera. No, c'avevo i miei filarini, un momento. Scusami, perché, avevo scusami. Beh, non posso fare i nomi anche perché sennò dicono ah però. Ma famosi? Famosi? Beh, sono diventati famosi, sempre nel giro del teatro. No, lo voglio sapere, scusa. Uno me lo devi dire, uno. Un filarino! Uno potrebbe essere Nino Manfredi. Ah sì, Guarda la Fabrizi. A Fabrizi. Che è successo? Niente. C'è stato un entusiasmo. Ma guarda che ero birichina io, Attenzione! No, momento. Che è? Nel senso buono. No, perché sai, birichina potrebbe pensare altre cose. No, ma io non voglio il senso buono, io voglio quello cattivo. Valeria, quello cattivo. Sì, ero molto corteggiata perché ero bella, una bella ragazza, ma ero sempre stata una persona molto semplice. Molto semplice. E quindi ero simpatica. Poi, sai, venivo da una terra che la Emilia Romagna, per cui immagino, anche se sono nata a Verona. Pensa che sono nata nello stesso palazzo di Walter Chiari. Stesso? E Tata è nato nel palazzo di Renato Rascel, che poi Renato Rascel era mio testimone di nozze. Ma cosa vi piaceva fare insieme quando non lavoravate? Cioè le vostre passioni, tu e di Tata, qual erano? Viaggiavamo, anche loro viaggiavano sempre, ma pretendevo anch'io di andare da qualche parte. No, ma eravamo molto tranquilli. Qual è il posto più stravagante, più surreale, inusuale, in cui avete fatto cia-cia-cia? Cia-cia-cia. Ma lo sai che mi piace questa definizione? Elegante. Cia-cia-cia. Cia-cia-cia. Poi c'è chi lo fa più. Zum, 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 zum. No. È più volgare.
Cia 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 è più cool. Carino. Ma la risposta? La risposta? A Pisa, vicino a Firenze. A Pisa? Ma non sulla torre. Perché siamo tornati lì, non nello stesso albergo, perché l'avevamo demolito. Quindi perché in un albergo? Siamo in un albergo. Ma non è surreale in un albergo, però. Eh? Non è surreale in un albergo. Cioè, sto dicendo però, perché io in quell'albergo sono tornata perché ci avevo già dormito con lui, ma non mi aveva assolutamente, perché non c'erano camere, stavamo in compagnia con Da Porto, ci siamo fermati e c'era una camera sola rimasta, temporali e cosa, e quindi abbiamo dormito nei due lettini, sai che allora usava i due lettini, durante, appena spenta la luce, mi ha detto, Valeria, ti posso prendere la mano? Addio, ho pensato, mo prende la mano e poi mi tira. E invece no, la mattina mi sono svegliata e quindi mi ha siete detto, tornati in quell'albergo per esorcizzare quell'esperienza. Siamo tornati, sì. E quella camera, se potesse parlare, tante sì. Simpatie. No, beh, non esageriamo. Ma la prima volta c'è sempre l'emozione, no? Non è che poi viene. Vabbè, come la prima volta? Era la prima volta? E quando sono tornata lì, sì. Prima? Mi hai detto cia cia cia. E io ti ho detto cia cia cia. Là, Pisa, in albergo? A Pisa. Che significa? Che significa? Io non ho parole, veramente. Valeria, non ho parole.